natura dell'azienda e nel buon vecchio erpice a dischi, vecchio sì, però che già da anni Kuhn ha rivisitato e implementato in questo Discover. Questa è la versione XM, la versione media, diciamo, poi ne fa di più pesanti, più leggeri. Questo sicuramente per il territorio italiano si sposa molto bene. Caratteristiche, vedete la disposizione AX, che comunque può essere variata, dei bracci portadischi, la struttura quindi è quella classica dell'elpice dischi che hanno insegnato all'università. E questa è una macchina proverbiale, fa un'ottima lavorazione delle scuppie, lavora molto bene quando il terreno è tendenzialmente asciutto, da non usare quando il terreno è tendenzialmente umido, troppo umido. Fa un'ottima gestione del residuo culturale, riesce comunque a pareggiare il suolo, è una macchina che è stata riscoperta, era nata per, diciamo, sistemare il terreno dopo la rattura, invece lavora bene in questa versione, soprattutto sul terreno solo, appunto con quella che è chiamata la classica lavorazione delle scoppie. Su alcuni punti, ma cosa abbiamo voluto? Sì, sicuramente non è questa una innovazione, ma ciò che vogliamo segnalare come innovazione sarà poi incredibile delle due seminatrici che seguiranno, è magari un pensare alla gestione della regolazione di due elezioni in modo diverso. I tecnici vogliono aggiungere qualcosa sul Discover a livello tecnico. Operative si possono raggiungere. Questa è una velocità che lavora a regime tranquillamente dagli 8 ai 14 km/h.